Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Molte le iniziative organizzate in tutta la regione. Alla Magliana, a Roma, è stato piantato un albero in memoria di Sara Pietrantonio. Sentiamo Gemma Giovannelli. Un albero, simbolo di vita, di forza e di speranza, il primo di quello che da oggi è il giardino di Sara, ornato di tanti fiori colorati, è stato piantato stamane in via della Magliana, dove Sara di Pietrantonio, giovane studentessa romana di 22 anni, ha trovato la morte. Era il 29 maggio scorso. Sara era stanca di quella storia malata con Vincenzo Paduano, fatta di continue pressioni psicologiche e folli gelosie. L'ha strangolata e poi data alle fiamme. Oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la speranza di mamma Concetta. Io spero molto nelle nuove generazioni, spero molto nel messaggio della scuola, dell'università, che è una cosa molto importante. Loro già da adolescenti, se non da bambini, comincino a comprendere che insomma siamo tutti uguali, uomini, donne. E sono proprio le nuove generazioni, il futuro, il terreno su cui seminare per raggiungere il cambiamento culturale da contrapporre alla cultura della violenza. È una cosa che deve essere affrontata e che può iniziare a essere affrontata a livello universitario, ma non solo, non deve rimanere circoscritto insomma all'ambiente universitario. L'Università Roma III ha ricordato Sara di Pietrantonio, che nell'Ateneo frequentava i corsi del Dipartimento di Studi Aziendali, con la premiazione della studentessa del terzo anno del suo stesso corso di laurea, con la migliore carriera universitaria. Il premio è andato a Silvia De Luca, 21 anni, a consegnarlo la madre di Sara. La violenza sulle donne supera il 20-25% in Europa e nel resto del mondo più del 30-35%, quindi è un caso, diciamo, sono numeri decisamente elevati. Che se tendono un po' a ridursi anche grazie al lavoro che può fare l'insegnamento, l'università.